diciamo, una breve, una brevissima diciamo, dichiarazione di fine mandato. Introdurrò chiaramente il candidato alla presidenza, dopodiché io non parteciperò alla elezione del nuovo presidente. Lo stesso candidato chiaramente uscirà, come è normale che deve essere. I colleghi sindaci possono tranquillamente rimanere e assistere. Nomineremo due scrutatori e siglerò chiaramente diciamo, la scheda per, in base al numero dei ufficiali dei presenti, per poter procedere all'elezione del presidente, che vorrei ricordare che comunque è a scrutinio segreto. Possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità, perfetto, unanimità. E di immediata esecutività, stessa cosa, unanimità. Per quanto mi riguarda, per me è stato un onore chiaramente rimanere 10 anni presidente dell'Unione dei Comuni Montedoro, fare quest'altra esperienza è stato per me comunque motivo di crescita. Solitamente in queste occasioni si parla anche di risultati ottenuti, di quello che si è fatto, di quello che si potrà fare. La cosa importante che invece io voglio dirvi è che dal punto di vista proprio di crescita personale, di rapporti umani, interpersonali con ognuno di voi in questi anni, sia con Monopoli, entra il consigliere Monopoli. E chiaramente per i ringraziamenti io devo tornare indietro di 10 anni, e molti consiglieri sono cambiati, alcuni colleghi sindaci, altri sono rimasti, e anche quello è stato importante, perché soprattutto in questo comune, che è la sede dell'Unione dei Comuni Montedoro, ho trovato sempre la massima disponibilità dei dipendenti, dei colleghi sindaci che sono susseguiti, consiglieri e quant'altro. Ma in linea generale ritengo che nell'Unione dei Comuni Montedoro questo rapporto tra colleghi è molto sentito, devo dire, indipendentemente dalla casacca che ognuno di noi indossa. Tanto è vero, amici e colleghi consiglieri, sono testimone e mi fa piacere di esserlo stato di quest'ultimo periodo che tra l'altro sono stato onorato di un ulteriore incarico da parte dei miei colleghi di condurre un po' diciamo, l'indagine esplorativa con i miei colleghi per raggiungere un obiettivo comune, cioè quello che abbiamo raggiunto insieme di proporre un candidato unico alla presidenza dell'Unione. E questa non è stata la mia bravura, ma è stata la maturità politica e umana di ogni singolo collega dei 9 comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni Montedoro. Quindi io devo a voi, in rappresentanza di tutti i colleghi, ringraziarvi per l'aiuto che mi avete dato per raggiungere l'obiettivo che stiamo per raggiungere questa sera. Grazie ai colleghi sindaci e mi raccomando ai colleghi consiglieri. Prima stavamo facendo una chiacchierata, è difficile portare avanti un consiglio dell'Unione, una giunta dell'Unione, dove non ci sono indennità, dove non ci sono gettoni di presenza. Io non ho preso nessuna indennità come nessuno dei miei colleghi, così come nessuno di voi prende nulla. È difficile, l'unica cosa che ci spinge a stare qua e ad andare avanti è la speranza che possiamo dare seriamente un contributo al nostro territorio. Questa è la voglia, la volontà che ognuno di noi deve continuare ad avere, perché forse è l'unica cosa che rimane per poter andare avanti. Si può migliorare? Sì, si può migliorare. E sicuramente da domani in poi quest'Unione farà sicuramente meglio, perché si deve tendere sempre a migliorare. Se io sono stato bravo o meno bravo non ha importanza, dobbiamo pensare al domani ed è quello che ci serve un po' a tutti quanti. Quindi grazie di cuore a tutti e grazie anche alla dottoressa Mandurino, che mi sopporta ormai da 10 anni, e a tutti coloro i quali
hanno contribuito alla buona riuscita di questa unione. Grazie anche a voi. Adesso io di ringraziare Vito a nome dei miei colleghi, ma credo di poterlo fare a nome di tutti quanti. Vito, forse chi più di me lo ha visto fare tante volte vai e vieni da questo comune, quindi veramente un grazie per l'impegno che ha messo in campo per questa unione dei comuni. Quindi Vito, grazie veramente di cuore a nome mio, ma credo di poterlo fare a nome di anche tutti i colleghi, dei colleghi sindaci. La mia candidatura è venuta fuori, il mio propormi, dal fatto che Faggiano è sede storica dell'Unione dei Comuni, l'ha visto nascere insieme a Carosino e Monteparano, se non ricordo male, poi si sono aggregati gli altri comuni, quindi non abbiamo mai avuto, diciamo, la presidenza, e questo è uno dei motivi che mi ha spinto a dare la mia disponibilità. Ma soprattutto è stato il fatto che il lavoro che svolgo e la mia maggioranza, che è presente tutti i giorni e tutte le sere presso il Comune, mi permette di avere del tempo libero da poter dedicare a questa unione dei comuni. Quindi questi sono i due motivi che mi hanno spinto a proporre la mia candidatura. Ma la cosa che mi preme sottolineare questa sera è quello che già ha detto Vito poc'anzi, cioè arrivare in questo consiglio con un solo candidato credo che è un segnale forte di democrazia. Guardate, sono anche un po' emozionato, perché non è che questo che è accaduto qua nella nostra Unione dei Comuni accade dappertutto, è un segno veramente di grande e forte democrazia e rispetto tra di noi sindaci. Io sono 10 anni che frequento la Giunta, l'Unione dei Comuni, abbiamo sempre parlato di colori politici zero. Credo che questa volta abbiamo messo in campo quello che è stata la nostra casacca tenuta sempre nell'armadio. Noi abbiamo sempre ragionato per il bene di tutti quanti i nostri comuni, per il bene della nostra comunità. Quindi io insisto nel dire che è importante e fondamentale la collaborazione di tutti. Io sarò la persona che starà insieme a tutti, sentirà tutti, ma ripeto, soprattutto ci tengo a dire che tutti quanti dobbiamo metterci del nostro. È importante quando viene convocato il Consiglio Comunale la presenza di tutti, perché tutti quanti abbiamo preso un impegno, lo diceva Vito, un impegno solo volontario. È così, purtroppo è così, diciamo, purtroppo tra virgolette, però credo che un impegno vada portato avanti e vada mantenuto per il bene di tutte quante le nostre comunità. Un'altra cosa fondamentale a cui ci tengo tantissimo è quella di riuscire ad avere un ufficio tecnico importante, perché l'ufficio tecnico è quell'ufficio che sicuramente ci permetterà di poter avere dei finanziamenti che significano rendere più belli i nostri paesi, significa poter attingere a finanziamenti europei piuttosto che nazionali o addirittura regionali. Quindi vi chiedo a tutti quanti la massima partecipazione e collaborazione. Buon voto a tutti e viva l'Unione dei Comuni Montedurno. Grazie. Cardea 18
E quindi sono 1, 2, 3, 4, 18, 19, una bianca, pertanto abbiamo il nuovo presidente che è Antonio Cassola. Adesso sì, dobbiamo votare. Lo so che sei emozionato, facci votare qui. E allora possiamo passare alla votazione così come è stato fatto per lo scrutinio del nuovo presidente, con me che chiaramente si astiene coerentemente al non aver votato, pertanto io mi asterrò e quindi passiamo alla votazione per questo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? E unanimità? Sì? Ok. Contrari nessuno, astenuti nessuno, astenuti io. A parte me, diciamo così, nessuno. Pertanto adesso possiamo dire, dopo la votazione dell'immediata esecutività, che è identica a quella che abbiamo fatto adesso, che sei ufficialmente presidente dell'Unione dei Comuni Montecorvo. Grazie. Grazie. Saluto Mino Fabiano che ci ha raggiunto. Credi che ho fatto in tempo, Quindi pagherai il caffè stasera. Dicevo, io vi ringrazio veramente a tutti, non mi nascondo la mia emozione, è un onore per me fare il presidente dell'Unione dei Comuni Montecorvo. Dovrei solo ripetere tutto ciò che ho detto, ma non voglio farlo. Io vi ringrazio veramente ancora. Da parte mia c'è la massima disponibilità, come ho detto prima, c'ho del tempo libero che dedicherò a questa Unione affinché possa continuare quel lavoro già svolto, e se c'è la possibilità di rinnovare, di migliorare, no, dobbiamo sicuramente farlo, non possiamo, diciamo, rimanere sempre sullo stesso solco. Se si può migliorare, dobbiamo migliorare. Continuerò darò ai colleghi miei sindaci e a voi la possibilità di partecipare attivamente a questa Unione. Le commissioni, io vediamo di sentire i presidenti di commissione quanto prima, per cercare di farli lavorare, per mettere in campo tutto ciò che può essere utile per far crescere questa Unione. Ripeto, ma la cosa fondamentale sarà istituire un buon ufficio tecnico affinché si possano attingere a finanziamenti. Come avete visto, 4-5 anni fa prendemmo quei finanziamenti del PIS, del PIRP, rifacemmo tutti quanti i centri storici del paese. Credo che su questo deve battere forte l'Unione dei Comuni e cercare di avere questi finanziamenti. Ancora grazie a tutti e massima disponibilità da parte mia. Non corre. Perché vorrei che i colleghi dicessero come comunque sono qui, e penso che insomma ti accompagneranno, però è giusto pure, certo, no, onorare, e quindi ascolta già qualche cosa che ti viene detto dai colleghi. Allora passiamo subito la parola ai miei colleghi. No, grazie ancora a tutti. Buonasera a tutti. Intanto credo che sia doveroso un ringraziamento a Vito Punzi per come, insomma, in questi 10 anni, anche se io ne ho condiviso soltanto 1 anno e mezzo, ma ci conosciamo da tanti anni, insomma, ha condotto questa Unione dei Comuni Montecorvo, e quindi va veramente un forte ringraziamento a Vito per il tempo che ha dedicato a questa Unione. Ovviamente va l'augurio più sincero ad Antonio, che si appresta a fare queste esperienze, e siamo convinti, insomma, che sarà veramente in grado di farlo. Io quello che volevo mettere in evidenza stasera, oltre, insomma, all'aspetto di chi è stato e di chi sarà il prossimo presidente dell'Unione dei Comuni Montecorvo, la cosa che vorrei mettere, diciamo, in evidenza è la maturità che hanno dimostrato i sindaci, i vostri sindaci poi, no? Di questa Unione dei Comuni Montecorvo. Nell'interesse di paese, soprattutto nell'interesse
del bene comune e siamo sicuri che così come ha fatto Vito anche tu sarai in grado di fare tutto questo. Quindi veramente auguri di cuore e ancora grazie a Vito per quello che ha fatto in questi 10 anni. Grazie. Dario. Ma io mi associo agli auguri ad Antonio, una candidatura che abbiamo condiviso, non nascondiamo il fatto che c'è stato anche un dibattito tra di noi, nel senso che c'erano più colleghi che aspiravano a questo ruolo di responsabilità, perché sicuramente un ruolo onorifico, ma un ruolo anche di grande responsabilità, quello di presiedere un organismo che rappresenta 9 comuni e oltre 60.000 abitanti. Devo dire che, come diceva Onofrio, dopo una serie di discussioni, non ne abbiamo fatte neanche tante in verità, e grazie anche a Vito che si è accollato l'onere, no, di incontrare e di far discutere tutte le parti, siamo arrivati ad una candidatura unanime. E devo dire, io faccio il sito da quasi 9 anni, ecco, in questi 9 anni non mi pare che ci siano state altre unanimità nelle candidature, non so se in precedenza, no, forse no, ecco, questa è la prima volta. Quindi, come è stato detto, questo è un grande esempio di responsabilità. Dobbiamo dire, noi siamo tutti addetti ai lavori qui, qualche volta la politica riesce anche ad esprimere degli esempi positivi, e questo credo che sia un caso, uno di questi casi. E diciamo che alla base di questa scelta, di questa condivisione, c'è la stima nei confronti di Antonio, prima di tutto, della sua capacità di essere un sindaco capace, di una persona seria, stimata da parte di tutti noi. E poi abbiamo fatto anche una valutazione di riconoscimento nei confronti del comune di Faggiano, che pur non essendo uno dei comuni più popolosi dell'Unione, dobbiamo dire noi sindaci degli altri comuni che obiettivamente è l'ente che più ha dato a quest'Unione, quantomeno dal punto di vista del personale. Questo è un dato oggettivo. Buonasera a tutti. È inutile ripetermi su tutto quello che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già detto, e associo a quello che hanno detto sia Onofrio che Dario, nonché quello che ha detto Domino nel suo discorso di presentazione della candidatura. Io ero uno tra quelli, così come Onofrio, che ambivano, perché sono legittime le ambizioni di ognuno, però abbiamo dimostrato, sia come sindaci dell'Unione, così come avviene da qualche tempo come sindaci dell'intera provincia, una maturità che va ben oltre i colori, come diceva Tonino prima, delle nostre magliette riposte nel cassetto. Io non posso che ringraziare Vito per quello che ha fatto in questi 10 anni e un augurio a Tonino per il nuovo incarico. Io, come gli altri, saremo al tuo fianco per questo nuovo slancio dell'Unione dei Comuni. Grazie. Cosimo, Roberto. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, parlare dopo 3 persone, praticamente, avete detto tutto. Vabbè, ma non fa niente. Hai sbagliato il posto. Vorrei ringraziare Vito per il lavoro svolto, anche se per me per solo 1 anno e mezzo. Ma ti ringrazio, Vito, dal punto di vista umano, e ti faccio a te un bocca al lupo per tutto quello che farai nella tua vita, perché sei una persona squisita. Grazie. E lo dico pubblicamente oggi che sei il nostro presidente. E poi mi collego a quello che diceva Dario, che sì, la struttura di Faggiano e quindi il personale e quant'altro, ma anche qui faccio i migliori in bocca al lupo a Tonino e spendo una parola ulteriormente per Tonino in un dibattito da cui mi sono sostanzialmente astenuto, perché il più giovane, il paese più piccolo, mi sembrava anche inopportuno entrare in un dibattito di quel tipo, come diceva Cosimo, però tutte le ragioni erano, insomma, legittime e motivate. Però a cose fatte posso senz'altro dire che Tonino, oltre ad essere il sindaco del paese che ospita l'Unione dei Comuni, a Tonino va dato anche il riconoscimento di essere un buon amministratore e a tutta l'amministrazione di Faggiano. Quindi, sulla scorta di questo lavoro e con l'appoggio che tutti noi potremo dare, sono certo che l'Unione dei Comuni, insomma, avrà successi in futuro. Grazie. Grazie. Mino Fabiano. Una sera difficile per Roberto. Ah, appunto, non si immaginare. Però, no. Non voglio sottrarmi perché... buonasera a tutti. Non voglio sottrarmi perché l'elezione di Tonino, al di là di tutte le cose che sono state dette dai miei amici e colleghi sindaci prima di me,
E dal punto di vista personale per me è una gioia, nel senso che riconosco a Torino delle doti umane, oltre che di buon amministratore evidentemente, ma questo no, non spetta a me deciderlo, l'hanno ampiamente dimostrato i cittadini di Caggiano. Quindi davvero sono contento per lui, umanamente mi ha fatto molto molto piacere vederlo presidente dell'Unione dei Comuni e soprattutto rappresentante di questa comunità ampia che sono i 9 comuni che partecipano all'Unione. Quindi auguri, auguri di cuore Tonino per quello che farai, per la soddisfazione che questo incarico prestigioso è oneroso, come diceva prima Dario, ma che siamo certi, sono certo che saprai affrontare come tante altre cose fai nella vita. Poi non fosse altro, per professione fa un lavoro dove bisogna avere molto coraggio, quindi non credo che gli manchino le doti per portare avanti questo incarico. Quindi grazie, grazie a te per esserti messo a disposizione, grazie al presidente uscente, a Vito, per quello che ha fatto in questi anni. Vito ci lega un'amicizia da molto prima che io diventassi sindaco, quindi non ha bisogno che io mi rinnovi i sensi della mia stima e della mia amicizia. Perciò grazie a tutti, grazie anche agli altri sindaci. Se solo posso raccomandare qualcosa, che lo slancio e rinnovato dell'Unione dipenderà molto, probabilmente dipenderà molto dal sindaco Cardea, quindi voglio un taglio istituzionale, ma dipenderà molto da quanto i comuni credono nell'Unione. Devo dire, negli ultimi anni tutto questo non è successo molto, perciò stasera, insieme agli auguri, alle congratulazioni e le felicitazioni per Torino, dove vorrei che da parte di tutti quanti ci fosse un impegno serio a rilanciare l'Unione. Negli ultimi anni non è successo, lo ribadisco due volte perché è chiaro, e io l'ho ribadito tutte le volte che ci siamo visti, non c'è stato questo spirito. Probabilmente non voglio sottrarmi alla critica di aver tradito quelli che erano i principi fondanti dell'Unione. San Giorgio è tra i comuni che prima, insieme a pochi altri, era stato fin dall'inizio all'interno dell'Unione. Quindi l'impegno nostro, al di là di essere vicini a Tonino, e sicuramente questo da parte mia è assicurato non fosse altro per il rapporto umano che ci lega, vorrei che le comunità, perché poi i sindaci passano e le amministrazioni invece comunali e le comunità restano, e vorrei che fosse un impegno a che tutte le comunità, tutte le amministrazioni, anche indipendentemente da noi sindaci che le rappresentiamo in questo momento, sentano fortemente la necessità di stare insieme. 7:10 e alle 17:10 e un secondo Vito Punzi termina il suo percorso da presidente dell'Unione e cede con orgoglio a Tonino Cardea, che è emozionato, sono emozionato anch'io per le parole che voi avete detto. Chiaramente ai consiglieri tutti, a tutto il territorio e a voi, mi raccomando, perché abbiamo tanto da fare ancora. Fare politica oggi, se non fosse perché forse noi siamo veramente malati, cioè noi siamo proprio, abbiamo qualche malattia strana, oltre che alla pandemia c'è qualcosa che non può essere l'indennità, non può essere, perché siamo veramente al ridicolo. Forse ne abbiamo parlato con Dario, un po' con tutti, noi siamo veramente fuori di testa, tutti i consiglieri, gli addetti ai lavori eccetera, però c'è bisogno del nostro contributo e dobbiamo continuare ancora a darlo, ci dobbiamo credere, e grazie veramente di tutto, perché mi mancherete sicuramente, ci verrò a trovare, farò di tutto per essere sempre tra di voi, contribuirò nel miglior modo possibile, però
sento già che mi mancherete. In comune ci sono ancora, che sono ancora consigliere, capogruppo e mio fratello, ci sono l'amministrazione di sempre, quindi insomma la malattia continua e mi raccomando, in bocca al lupo a tutti. E Tonino adesso ci offre champagne e caviale a tutti quanti. Forza Tonino! Grazie a tutti. Grazie veramente a tutti. Il mio sarà l'impegno massimo, però come dicevo prima, un uomo solo non può cambiare le sorti di nulla, quindi io chiederò sempre e soprattutto l'aiuto ai miei colleghi sindaci, ma coinvolgeremo sempre di più il consiglio, perché ritengo non sia proprio corretto nei confronti dei consiglieri venire qua solo e soltanto quando c'è da fare il consiglio comunale. Pertanto io poi sono il sindaco delle assemblee, io tutto ciò che devo fare faccio assemblee pubbliche. Mi sta mancando, come sta mancando la mia amministrazione, questo rapporto col cittadino, perché reputiamo che il cittadino sia la base, il sale del confronto, lo scontro e il sale della democrazia. Quindi io, la mia idea è quella di vederci più spesso, di sentirci, ma soprattutto idee e consigli da parte dei consiglieri stessi alla nostra, alla Giunta e a me personalmente. Grazie ancora a tutti e forza Unione dei Comuni. Apriamo qua. Attenzione, Piero, dov'è Piera? Ale, forza, dov'è? Beh, oggi diciamo che con questo ultimo atto ho ceduto il passo, diciamo così, a un collega, orgoglioso di averlo fatto. Siamo arrivati all'unanimità ad eleggere Tonino Cardea sindaco di Faggiano. Sono contento per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, per me è significato veramente tanto, perché ho imparato tanto da tutti e, come ho detto in assemblea, in consiglio, forse questo è il risultato migliore che un sindaco, un presidente uscente possa ottenere. Poi al di là dei risultati in termini proprio politici, nella fattispecie. Quindi un augurio a Tonino Cardea per la nuova presidenza e che questo territorio possa sempre più beneficiare dei risultati che l'Unione dei Comuni Montedoro può portare a casa. Sì, grazie Pasquale, grazie Teletrio. Cosa dire? Naturalmente non vi nascondo la mia emozione, perché fare il presidente di una Unione dei Comuni dove vede rappresentata da 9 sindaci con circa 60.000 abitanti, diciamo che questo è un onore oltre ad essere un onere. Io ho ringraziato fortemente i colleghi sindaci, perché abbiamo dato segno di una forte e grande democrazia, perché è la prima volta che accade che si porta in consiglio dell'Unione un solo nominativo, un solo candidato. Quindi questo non può che farmi onore, ma soprattutto voglio sottolineare il fatto che abbiamo dato segno di forte e grande democrazia tra noi sindaci. Naturalmente il mio impegno sarà massimo per questa Unione dei Comuni, cercherò di mettere a disposizione anche il tempo libero che ho a disposizione, senza tralasciare naturalmente quelli che sono gli impegni per quanto riguarda il mio comune. Ho una squadra di ragazzi nel mio comune che mi permetterà sicuramente di dedicarmi anche alla Unione dei Comuni, quindi ringrazio anche loro, i miei assessori e i miei consiglieri. Naturalmente ho detto nella mia presentazione che coinvolgerò tutti i sindaci, coinvolgerò il Consiglio Comunale, perché ritengo, come ho sempre ritenuto, che una persona solo al comando non va da nessuna parte, pertanto è l'Unione che fa la forza. Quindi ci sarà da parte mia la massima disponibilità e il massimo coinvolgimento di tutti i colleghi sindaci, ma soprattutto anche del Consiglio dell'Unione dei Comuni.